Ciao! Questo è un video review su alcuni prodotti della Essence. Alcuni li ho comprati recentemente, altri un tot di tempo fa, solo che dopo, alla fine, poi io mi dimentico. Piccola premessa prima di venire a noi. E questo video l'ho fatto 3.000 volte, l'ho rifatto 3.000 volte perché nonostante io cerchi di parlare meno, cerchi di parlare veloce e i prodotti non sono tantissimi, quelli che voglio far vedere, non riesco a stare nei 10 minuti. Quindi purtroppo per voi ho deciso di separarli, in due video. So che sarà una palla assurda, cioè, vedere la mia faccia due volte, che stava, cioè, fa la stessa cosa, presentare le stesse cose, però portate proprio pazienza. Va bene, veniamo a noi. C'è una luce veramente oscena, perché prima, aspettate che provo a vedere se riesco a fare qualcosa, perché prima diluviava. Adesso è venuto sul sole, quindi così forse va meglio. E ok. Allora, incominciamo con due smaltini che ho preso un po' di tempo fa, che sono questo qua, Essence Pro White French. Ecco, io sempre la mia solita, cioè io lo, si vede che io capisco sempre fischi per fiaschi. Io pensavo questo qui sarebbe uno smalto sul dispenser dove compri il prodotto della Essence, c'è scritto cosa servono. E io pensavo fosse un trattamento sbiancante. In realtà sì, sbianca, ma sbianca perché ha questo colore lattiginoso. Quindi per forza c'è l'effetto sbiancante. Vabbè, e questo non mi è piaciuto tanto. Non mi è piaciuto tanto perché a parte che viene via subito, cioè l'ho messo 2 giorni fa e adesso sta già venendo via, quindi non mi piace particolarmente. E poi appunto credevo fosse un'altra cosa, però comunque dà sempre un effetto naturale, è carino. So. Poi invece questo qui, che è un top coat, questo top coat 30 secondi, 30 secondi insomma, dovrebbe asciugarsi in 30 secondi, questo qui mi è piaciuto. Premetto che io altri top coat non ne ho provati, nel senso che io prima usavo semplicissimo smalto trasparente e quindi questo mi è piaciuto e dura. Con uno smalto suo della Essence e sopra questo uno smalto, che adesso vi faccio vedere anche quale, che secondo me è stupendo, questo qui, mi è durato, secondo me quasi quasi una settimana. Poco meno, eh. Questo qua è un colore, secondo me, questo l'ho comprato recentemente, è un colore secondo me bellissimo. E è un po' indefinito, nel senso che dalla telecamera qui si perde un po'. È un tra il verde e il blu, l'azzurro, insomma non lo so. Il colore è comunque 04 Groovy, si chiama. E ne ho dato, va benissimo anche una sola passata, però ne ho date due per accentuare il colore ed è durato, come dicevo, un sacco. E poi mi è piaciuto tanto come smalto, perché io avevo preso anche alcuni smalti della Kiko, avevo preso questo qua che ha questo colore bellissimo blu. Però l'unico problema è che io, nonostante stia attenta, mentre mi do lo smalto, un pochettino sbavo nella pelle e quindi con i colori scuri si vede a manetta. Ecco, adesso c'è, scusate, adesso c'è un sole. Aspettate che provo a fare una cosa. Appunto, dicevo, stavo dicendo, sbavo un po' nella pelle e quando i colori sono scuri, cioè, fa schifo. Infatti io di solito lo smalto con i colori scuri, me lo do prima di fare la doccia, così io facendo la doccia con il calore e l'acqua, insomma, mi viene via subito. Ecco, quello lì della Kiko, cioè, non viene via neanche a morire. Doccia, lavati le mani, e con quei pettinini, come si chiamano, quelle spazzoline per pulire le unghie, niente, zero. E quindi non mi è piaciuto per quello, perché poi il blu è un blu proprio forte, quindi si vedeva. Invece questo qua, come tutti gli altri smalti che io ho sempre avuto, viene via con la doccia, nel senso, sulla pelle. Vabbè, questo comunque mi è piaciuto un sacco, bellissimo. Poi cosa ho preso? Ecco, una cosa che sono ancora indecisa se mi piace o no.
Questo qui l'ho preso recentemente, Essence Volume Up, sarebbe un gloss che dovrebbe dare volume, ma io ne avevo, adesso sta finendo, ce l'ho ancora, però ormai è finito, ne ho uno della Kiko e secondo me quello lì dà veramente l'effetto volume, invece questo è un effetto, secondo me, è dato più che altro dal lucido, perché quello della Kiko si sente che ha questo pizzicorino e si sente che sta penetrando nelle rughettine delle labbra per avere l'effetto volumizzante, mentre questo, cioè, senti il pizzicorino, non lo senti, senti questo gran sapore di menta, questo fresco, anche l'odore sa di menta. Sì, profumo di menta, senti questo fresco, ma e poi da cosa me ne sono accorta anche un po' che fa meno di quello della Kiko, perché io a volte quando non voglio avere il gloss sulle labbra metto il volumizzante e poi lo tolgo con la velina. Effettivamente quello della Kiko sì, volumizza. Questo qui, boh, non lo so, comunque mi farò sapere. Come gloss è carino, come tutti i gloss, un gloss trasparente, semplicissimo. Poi cosa ho preso? Ah, poi ho preso questo. Questo mi viene da ridere perché chi ha visto i miei precedenti video sono riuscita a comprare un vero prodotto per le cuticole. Perché io avevo preso questo, che è il cuticle oil. Beh, allora. Niente, oggi con le luci. Questo qua verde. Ah, che poi mi sono scordata di dirvi che questo qua, oltre appunto che si è rotto il tubetto e tutte le altre cose, che se volete andare a vedere andate a vedere nell'altro video, rimangono tutto verde, cioè intorno qui, intorno all'unghia e intorno qui nell'attaccatura, tutto verde. E infatti adesso quando che lo sto provando a utilizzare come il nutriente per l'unghia, così, e dopo ci devo dare con la spazzolina per unghie perché sennò è tutto verde. Mentre questo qua appunto è la penna per cuticole, si presenta così con tipo evidenziatore e ha un profumo buonissimo di boh, tipo di mango, mi piace troppo il profumo, mi piace veramente tanto, troppo buono. E niente, si applica sulla cuticola, è un olietto, mi piace, questo qui sì. Poi cosa ho preso? Ah, una cosa che ho preso 3 miliardi di anni fa, perché l'avevo preso per Capodanno, poi non l'ho mai usato, perché poi alla fine, questi qui sono del nail art, dei gioielli per unghie, io l'avevo preso in realtà per farmi un trucco per Capodanno e quindi metterli o qui, solo che alla fine ho optato per tutt'altro trucco e non li avevo mai usati. Li ho provati per le unghie invece, sono carini perché ci sono le stelline, i cuoricini, gli strass tutti colorati, rossi, rosa, e li ho provati con la loro colla, c'è anche la loro colla, solo che ho detto tutta contenta, tutto bellissimo, c'è un mio bel brillantino qui, quanto durerà, ci metto sopra anche il top coat, così durerà anche di più, no? Invece